Ciao a tutti gli amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati da nuovi unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la nuova Razer Ornata Chroma, la prima tastiera ibrida, o per meglio dire MEMME meccanica della Razer. MEMME meccanica in quanto adotta una tipologia di switch ibrida che rappresenta una via di mezzo tra una tastiera a membrana ed una tastiera meccanica. Vedremo, cioè meglio, ascolteremo nel corso di questo video unboxing il suono prodotto da questi switch, da questi tasti, e vedremo meglio il funzionamento e la struttura durante la recensione scritta sul nostro sito. Partiamo dalla confezione, dove osserviamo nella parte frontale l'immagine illustrativa del prodotto, il nome del prodotto stesso e altri riferimenti. Qui troviamo una piccola apertura che ci darà modo, eventualmente dovessimo andare in uno store fisico, provarla direttamente con mano l'adozione di questi nuovi switch, di questa, passateci il termine, nuova tecnologia. Nel retro della confezione troviamo ulteriori immagini illustrative delle caratteristiche principali della tastiera e nella parte superiore troviamo un adesivo che ci ricorda l'adozione di un layout di digitazione italiana. Razer sembra quindi, dopo diversi anni, interessarsi maggiormente al mercato italiano e quindi con la produzione dei propri prodotti, in special modo le tastiere con layout di digitazione italiano. All'interno della confezione troveremo un classico manuale utente, un cartoncino con i ringraziamenti da parte di Razer per aver acquistato il prodotto e due classici stickers con effetto croma da applicare dove vorremo. A seguire troviamo un poggiapolsi in plastica magnetico con un'imbottitura in gomma nella parte interna, rivestimenti in similpelle per quella esterna. Troviamo anche il logo della Razer in bella vista nella parte centrale. Come dicevamo, è un poggiapolsi in plastica. Nella parte inferiore troviamo dei piedini in gomma per assicurare maggior grip sul piano d'appoggio. Ed essendo magnetico, ci basterà appoggiarlo a fianco del bordo inferiore della tastiera per averlo a disposizione e quindi agevolare il comfort di digitazione. A seguire, ed infine, troviamo la tastiera stessa, la Razer Ornata Chroma. Come possiamo osservare, il design è classico ed elegante, colorazione prettamente di colore nero. Il layout di digitazione nuovamente è italiano. Nella parte superiore troviamo i tasti multimediali che vanno dal tasto F1 ed F3 per poi passare a F5 ad F7. A seguire troviamo un tasto dedicato per la registrazione delle macro, F9, F10 per attivare la modalità gaming, F11 e F12 per regolare l'intensità della retroilluminazione, garantita dal sistema Razer Chroma 16,8 milioni di colori, quindi potremo impostare effetto arcobaleno, effetto onda e così via, sempre ovviamente tramite il software di gestione Razer Synapse. Nella parte inferiore troviamo anche una serigrafia sulla scocca del logo scusate, del nome del brand Razer. Ci spostiamo ora nel lato inferiore, dove troviamo quattro classici piedini di forma triangolare negli angoli inferiori e superiori, e troviamo anche due classici piedini in plastica che, aprendoli, permetteranno di agevolare sempre il comfort di digitazione sia in gaming sia in scrittura di testi. Troviamo anche una canalina che ci permetterà di organizzare meglio il cavo e quindi organizzare una postazione da gioco o d'ufficio molto più pulita. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto classico e il connettore USB è placcato oro. Adesso vi facciamo sentire il rumore prodotto da questi nuovi switch. E come possiamo sentire, è sicuramente un'interessante fusione tra un rumore di una tastiera a membrana ed una meccanica. Il meccanismo ve lo mostreremo meglio nella recensione scritta e con questo è davvero tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.